Occhi aperti, perché anche in questo video si vincono delle cose e quelle cose sono esche. Vi darò informazioni più dettagliate su come partecipare più avanti nel video. Guardatevelo tutto il video, fate sto sforzo, dai. Ci metto tanto impegno, guarda che carino. I protagonisti di oggi sono niente poco di meno che i Jig di Life on Spinning. Me hanno mandato una quintalata, queste sono solo una parte delle cose che mi hanno mandato, ma io voglio concentrarmi più che altro su loro. Questi sono la versione veramente micro, sono lunghi... Oddio, non lo so le misure, aspetta un attimo, le misuro subito. Sono lunghi precisamente 3 cm, inclusi gli anellini, larghi 5 e spessi 2 mm. Pesano? Non so neanche il peso. 3,65 grammi, un cucciolettino praticamente, di una simpatia incredibile. Ho la versione blu e la versione fucsia. Si chiamano W-Series 3.5 Mortaci, perché pesano 3,5 grammi. Però con l'ametto e l'assist arrivano fino a 3,60 circa. Ho intenzione di andarci a Sugherelli, cioè domani e dopodomani di tempo, e mi voglio fare proprio il prealba. Perché ho sentito Danielone di Fishing Art, grande, e mi ha detto che questi giorni stanno girando un po' i Sugherelli, vediamo un po' se riusciamo ad attaccarne qualcuno con il jig. Ha detto, guarda, jig non fai una lira, perché li stanno facendo con gli shad a gomma, insomma, così, a darting, non a jig. Però voglio provarci lo stesso. Inoltre, oltre jig, mi hanno mandato 2 needle ancora da verniciare. Questi, pensate ragazzi, sono un ibrido legno e resina, hanno l'anima in legno e la copertura in resina, perché gli dà un botto più resistenza al legno, e però c'hanno lo stampo per farli resina tutti in serie, sono tutti identici, sono perfetti, ragazzi, sono fatti da paura. E mi hanno mandato anche degli snap fatti da loro. Pazzesco. Il packaging del jig è semplice ma super carino, secondo me. C'è scritto il nome, Life Under Spinning, c'è il loro logo, inconfondibile, una bocca che mangia la scritta spinning, e i loro jig sono questi. Onestamente i miei preferiti a livello estetico sono questi. Hanno una forma davvero particolare, questo sembra quasi uno striped bass, e questo invece è classica colorazione da predatore fucsia. Troppo troppo carini, raga, questi sono proprio belli. Poi c'è questa versione qua che è interessantissima, da una parte così argentato e dall'altra bicolor. È troppo figo. Anche questo è super figo, perché credo gli sia stato fatto questa forma proprio per dargli un nodo asimmetrico. Infatti è così, vedi, con questa scavatura da una parte, dall'altra invece è sfondato. Stessa storia, argentato da una parte e con questa fantasia incredibile dall'altra. Sono fighi, sono fatti bene, sono prodotti fatti in modo professionale, non sono giocattoli, ecco. Però io pescherò con questi piccoli, perché io sono fissa per il light, lo sapete. Chissà se ci riesco davvero. Non c'è niente da aggiungere, ci vediamo domani in acqua al mare di notte. Sarà notte, non so quanto si vedrà nei video, però spero di riuscire a raccontarvi qualcosa lo stesso. Bella ragazzi, a domani, ciao. Mamma, buongiorno ragazzi, è il giorno dopo, mi sono appena svegliato e sto in coma praticamente, a dir poco. Sono le 4:27 e ho fatto questa cosa perché voglio farmi proprio tutta l'alba, e quindi vado proprio presto. C'è un tizio strano. Dovrebbe esserci un punto abbastanza illuminato dai lampioni per poter fare il video, quindi spero di riuscire a farvi vedere qualcosa. Niente, ho superato la mia macchina, sto proprio rincoglionito. Allora, come canna ho montato la mia ormai fedelissima Praiano Extra Performance, lancia 2,12 grammi, e come mulinello un Shimano Soare 2000, che non è proprio un mulinello da mare, però vabbè, adattiamo. Siccome c'ho ancora montato un pisellino di Daikon Lures, ho pensato di fare il primo giro al Light Rock Fishing e poi monto il jig. Oh, buongiorno, sei venuto alla fine, come va? Si muove. Sì, ci stanno. Con chi stai a fare, Darta? Sto a fare con Sciaddino io. Infatti io pure ci ho montato uno sciadino. Che bello, Danilo, che ci stai pure di. Mazza, ma è trasparente oggi. Mi devo mettere là in punta, come fanno a entrarci in tre? Tira qui da qua, tu. Questa di dietro che spegne la camera. Così. Forse l'altro ci sta bene, c'è la masca là. Massimo tira di fuori, io tiro al centro. Che cazzo decisi, però ci si vede. Come fai, lineare o... Oh, eccolo, ammazza. E la madonna, ma com'è possibile, al primo lancio. Che no, ho perso. Se c'avevo troppo stretto a mappa, oh. Primo lancio così. Con l'esca col pisello, capito? Un sughero col bizietto, eh. Guarda quanto è grosso sto trepolo. Ma che ha fatto la guerra, braccio?
messo male. Niente, voglio provare a jig, perché là vedo che ci sono pesci in movimento laggiù, cosettine a galla. Prova a jig. Ehi, è andata a jig, eh? Allora, forse l'ho solo impigliato. Sì, però sta fuori dall'acqua, lo vedo. Eccolo a jig. Che braglia. Mica so se la faccio alzarlo. Porca miseria. Vabbè, però almeno abbiamo avuto la prova che il jig ha colpito. Life and the spinning. Fatevi vedere, fanno della roba fighissima. Ho andato? Vabbè, c'è un granchio enorme, ragazzi. Una cosa pazzesca. C'è una zampetta, la più grossa della mia esca. Assurdo. Sì, sì, vado a casa. Domani che fate, replicate? Io penso e vengo, fa un salto. Viene la mattina e poi. Ciao, belli! Ok, raga, potrei aver vagamente sottovalutato il freddo. Si crepa dal freddo, porca miseria. Non pensavo. Bonjour. Ciao. Come va? Ah, va bello. Allora. Ciao. Come va? Che dici? Oggi pensavo di stare da solo. Se non ti pare c'è qualche matto che va. Su Terenzi si sono visti ancora? Ma voi siete tutta la notte, no? No, no. E là la... Spigolo? Andiamo con la spigoletta. La micro spigola. Spigolo. Mazza, è piccola. Provo il jig. Ma la sento. Tutto qua. Ma che coglione! Non si dice... Ho agganciato sul bilancione, primo lancio. Ma porca puttana. Non si dice... Ah, non l'ho perso, dai! Ho tirato forte e non si è rotto. Dai. No, ce l'avevo! Ma dato a jig! Eccolo! A jig! Ah, yeah. È il terzo che mi dà, eh! A jig! Bello pure, oh! Sugarotto, sì! Bello, dai! Bravo. Gli ho fatto, oh! Mamma mia! Io speravo un po' di sciocchetto, venivo qua magari un po' d'arietta, non dico calda, però manco col freddo. 9 gradi, 10 gradi, bravo. Col cazzo, sono arrivato qua e si chiama 3 la macchina. Io sono una pizza tonda che è avanzata in macchina ieri sera, fantastica. Una marinara. Perfetta. Mezzogiorno, topi morti. Oh, come te cazzi, mi sbagli sempre.
Mamma mia, fa oggi sempre troppo freddo. Come ti sei vestito? Oggi ci avevo proprio creduto che faceva un po' meno freddo, segnava scirocco. Io c'ho freddo di niente. Ma dove? Ma è vero? È un orso. Dove sta chiuso? Mi sono appena ricordato che c'è i guanti, che bello. No, che bello che sei. Mazza, la stanno a tirare oggi sti pesci, eh? Mazzo, ma che è il parrucca dei? Questo vento. Finite venne dietro quello, se no ti senti. Vedo, no. Oh, grande. Aspetta, vai. Ti allo stretto, metti la canna in mezzo alle palle. Grazie. Signori, io mi sa che me la squaglio. La squagli? Sì, sì. E devo tornare sul... Sto a morire di freddo. Oddio, forse potrei aspettare il picco alta marea e poi andarmene magari. Ai 7:20, ormai 7:20. Ci stai, hai fatto 30. Ma sì, dai, vado a farmi due lanci di qua. Che freddo. Vediamo la macchina, si è ancora un po' calda da prima. Col cavolo, è freddissimo. Che bello, raga, mi sono appena ricordato che c'ho la pizza avanzata da ieri sera. Guarda che roba, la marinara intera. Alle 6:07 del mattino mi sembra la cosa migliore da fare, no? Che raga, mi stavo sentendo un po' male, vi dico la verità. Non riuscivo più a stare fuori. Mi sono scaldato un po' in macchina, scaldato per modo di dire. Ho mangiato la pizza e ora mi torno a fare altri due lancetti. Poi vado via, che devo tornare a casa. Ma è tornato? Sono un attimo all'interno della mia macchina, mi stavo a sentire male. Non avete preso niente? Niente, no. No, faccio due lancetti e vado via. Ciao belli! Stai bene? E dopo essermi cagato sotto dal freddo ho deciso di ritornarmene a casetta, farmi una bella dormita e rilassarmi un pochino, perché veramente, veramente mi stavo sentendo male. Non è bello morire di freddo. Passo al volo la linea a Francesco di Life and Spinning, che ha due cosettine da dirvi, vuole farvi vedere le esche in palio e vuole comunicarvi quando ci sarà l'estrazione del premio. Vai Francesco, a te la linea. Allora, io questa cosa l'ho sempre voluta fare, quindi adesso la faccio, sì, non me ne frega niente, non me ne frega niente. Ciao Alessio, ci fa veramente tanto piacere che ti sia potuto divertire un po' con i nostri gighetti. E a proposito di questo, vorrei parlarvi del giveaway che abbiamo organizzato insieme a Firebase. Il vincitore, estratto ovviamente in maniera totalmente randomica, si aggiudicherà 3 dei nostri gig in tungsteno, rispettivamente il 40 grammi, il 15 grammi ed il piccolino da 3 grammi e mezzo. Il vincitore di questi 3 gighettini qua verrà comunicato martedì 22 marzo sulla nostra pagina Instagram, quindi potete cercarci come Life Under Spinning. E se vi state chiedendo chi siamo, non siamo altro che un gruppetto di ragazzi che si divertono a pubblicare le proprie avventure di pesca su Instagram e su YouTube più che altro, e da qualche anno a questa parte ci siamo dedicati veramente tanto alla progettazione e alla costruzione di esche artificiali, e queste qui sono alcune delle esche che abbiamo prodotto. Quindi io ti ringrazio Five per la linea, dalla Sicilia a te studio. Le modalità di partecipazione sono le stesse identiche dell'altra volta, dovete solo trovare la parola chiave all'interno del video che avete appena visto. Vi è sfuggita? Vi dovete riguardare il video e regalarmi altre ore di visualizzazione. Grazie, grazie veramente a voi che non guardate con attenzione. Una volta trovata la parola chiave, la prendete e la buttate nei commenti. È inutile mettere due volte il commento perché abbiamo un sistema che elimina i duplicati, quindi una volta sola il commento. La parola va scritta bene, perché noi mettiamo il filtro che ci trova solo quelli che hanno scritto bene la parola chiave, quindi fate sempre attenzione. Se non avete Instagram, non vi preoccupate, sarò io stesso a comunicarvi sotto al commento che siete stati vincitori. Dovrete contattare Life Under Spinning per mettervi d'accordo sulla spedizione. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi comunico che l'officina è quasi pronta. Mamma mia, manca pochissimo. Ah, che emozione. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché a me aiuta tantissimo. Visitate la mia wishlist e il mio link per le donazioni se volete supportarmi economicamente o con un regalo. E noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo incredibile video di pesca.
come sempre.